I regali di Natale con le autolinee Curcio arrivano prima del 25 dicembre, stavolta si tratta di uno di quei regali che ritenere utile è davvero poco. Un regalo fondamentale e a cui la Curcio tiene particolarmente, nell'ottica della filosofia seguita dall'azienda dei trasporti di garantire la sicurezza per i propri utenti. Infatti, nella sede dell'azienda della famiglia Curcio a Polla si è tenuta la consegna di 11 defibrillatori che saranno installati in altrettanti autobus, così da garantire un viaggio sempre più sicuro ai passeggeri e agli stessi autisti. L'evento si è tenuto in presenza della rappresentante dell'azienda partner per l'importante progetto, la ECOS, Monica Galluccio. Nell'occasione è stato verificato il perfetto utilizzo e l'ottima funzionalità di queste fondamentali strumentazioni che serviranno per rendere i pullman dell'azienda protetti e pronti per il primo intervento. È un'iniziativa che si è rinnovata, è nata 8 anni fa, chiaramente poi nel corso degli anni le apparecchiature sono diventate anche obsolete. E quindi abbiamo rinnovato acquistando delle apparecchiature di nuova generazione con maggiore chiaramente sicurezza, maggiori garanzie anche in termini di durata delle batterie. Abbiamo deciso di reinvestire rinnovando le iniziative e reinvestendo rispetto a quello che è il rispetto verso i nostri utenti e soprattutto di coerenza rispetto a quello che abbiamo fatto nel passato e quello che vogliamo mantenere e rinnovare per il futuro. L'obiettivo è sicurezza innanzitutto e lanciare un messaggio forte ad aziende come che si occupano di trasporto come l'azienda Curcio a cardioproteggere il proprio autobus per la sicurezza dei passeggeri e per la sicurezza dei dipendenti e soprattutto fare tanta cultura salvavita.